Cari amiche ed amici di Teleobiettivo, un cordiale saluto da parte di Salvatore Lonoce che questa sera inizia questo suo nuovo impegno con questa trasmissione dal titolo Struscia l'esercente. Che cos'è questa trasmissione? È praticamente una trasmissione ambulante, giusto per rimanere nel tema, che ci girerà soprattutto tra gli esercenti di Aprilia, dei paesi limitrofi, di tutti quei paesi che hanno la copertura di Teleobiettivo, per far conoscere a voi, assidui frequentatori di questa TV, gli umori o i malumori degli esercenti di tutto questo territorio. È chiaro che noi non potevamo non essere presenti questa sera in questo studio di Carmelo Terzo, che è il responsabile per Aprilia della Confesercenti provinciale, appunto. Ed è a lui che vogliamo fare delle domande, soprattutto gli impegni del 2009 della Confesercenti di Aprilia con la sua responsabilità, con la sua direttiva. Buonasera direttore, buonasera. E io la ringrazio per avermi fatto visita e ringrazio i telespettatori che ci stanno ascoltando. È un'occasione per dare di cordiali feste di Natale in questa occasione e poter parlare anche degli eventi d'Aprilia. La Confesercenti di Latina finalmente ha dato incarico qui ad Aprilia, ha riconosciuto in me e in un gruppo di amici che stiamo collaborando e di esercenti e l'iniziativa di poter partire nuovamente in questa città e poter far sì che anche la voce dell'esercente possa cominciare a dare una certa impronta in Aprilia. I nostri obiettivi è innanzitutto ci siamo costituiti da poco in realtà e stiamo dividendo un pochettino la pianta organica delle persone per esperienza e per settore. Quindi avremo chi si occuperà, la notizia più importante è che avremo anche un grosso responsabile che si occuperà del Dipartimento delle Piccole e Medie Imprese, perché vorremmo allargare un pochettino quella che è l'ottica del commerciante. Abbiamo notato che i commercianti negli ultimi anni, per una serie di difficoltà oggettive che è il mercato e l'economia, mancano e hanno delle vere carenze in azione di marketing, in azioni commerciali. Siamo rimasti sempre con la logica di sempre nel fare commercio. Il commerciante alza la sua serranda, cerca di avere il prodotto migliore, lo mette bene in mostra, lo mette anche a un prezzo oggi il più appetibile possibile, perché c'è una concorrenza forte, però in realtà comincia a venir meno quello l'orgoglio di essere esercenti, l'orgoglio di fare commercio, la dignità di tale senso. Il nostro obiettivo su Aprilia sarà per il 2009 rilanciare questa dignità con azioni commerciali e di marketing che verranno messe a disposizione in maniera del tutto gratuita con delle persone esperte in tale settore e poter promuovere questi tipi di iniziative. Ebbene, non poteva non essere così, l'entusiasmo dei giovani colpisce ancora. Noi comunque da buona emittente televisiva staremo dietro questo percorso di Carmelo Terzo della Confesercenti qui ad Aprilia. E vi faremo sempre la relazione dovuta su tutto quello che loro faranno sul territorio e soprattutto sui vantaggi che cercheranno di dare e alla comunità e nello stesso tempo agli associati della Confesercenti. Qualche impegno del 2009? L'impegno principale, l'ho detto, sarà quello di fare delle iniziative di marketing e rifare un grosso accordo con gli esercenti di Aprilia per rilanciare tutti insieme. Sicuramente lavoreremo principalmente con gli esercenti che magari in questo lungo periodo sono stati più penalizzati, perché esiste un fatto oggettivo, ci sono una serie di esercenti che sono penalizzati perché magari sono delle attività posizionati in dei punti dove sono meno privilegiati, perché da sempre le amministrazioni locali, provinciali tendono a far vivere nel limite del possibile il centro. Adesso ad Aprilia abbiamo un maggior problema, che abbiamo due centri, il centro d'Aprilia e il centro commerciale Aprilia, che è
realtà è diventato un altro centro, perché mi pare che nel fine settimana, quando ci muoviamo, vediamo tutti quelli che una volta vivono il centro della città, adesso vivono il centro del centro commerciale. Il nostro scopo sarà quello di mettere all'impiedi delle iniziative per far rivivere il centro vero della città, ma non il centro della città, un centro di interesse della città, spostandoci di volta in volta nei vari quartieri, affinché possiamo far conoscere magari a dei cittadini d'Aprilia, dei negozi, delle attività che sono nati magari da qualche anno, e magari da alcuni giovani che hanno avuto la volontà di fare qualcosa, piuttosto che da qualche persona che ha smesso un'attività e ne ha riaperto un'altra, e cercare di rilanciarla in tal senso e far conoscere la loro attività. Anche perché ad Aprilia abbiamo tante persone che non sono d'Aprilia, che dormono solamente ad Aprilia, che viaggiano in itinere e quindi a buon bisogno spendono fuori Aprilia. Dobbiamo fargli vivere Aprilia. E se Aprilia però, quando questi pendolari rientrano, Aprilia è spenta, perché comincia a essere un orario insolito e Aprilia non lancia iniziative, loro difficilmente conosceranno dell'attività d'Aprilia. Quindi impariamo a conoscere Aprilia. In pratica andrete avanti con quello che è il progetto poi a livello nazionale della Confesercenti e del centro commerciale naturale, perché spostando nei quartieri, cercando di realizzare questo connubio di chi è meno fortunato a non avere il proprio esercizio qui al centro di Aprilia, chiaramente non può non avere anche lui l'opportunità di farsi conoscere al tutto il pubblico apriliano, magari con delle manifestazioni mirate oppure delle iniziative come possono essere i centri commerciali naturali. A tal proposito, mi pare che il presidente di Latina, Pino Fiacco, mi pare che si sia adoperato in un primo momento per provare anche lui a livello provinciale, perché dal nazionale che parte questo equilibrio, ma non da ora, già da qualche anno che ci deve essere la volontà, almeno la dignità del fare commercio e di rilanciare proprio la cittadina. Mi pare che addirittura il centro a Roma, quello dopo Pomezia, quel centro commerciale grosso, Autolet, mi pare che nacque con la logica, in effetti non ha strutture coperte, è nata nella logica proprio dell'arredo urbano, nel far rivivere dei scorci della città, degli angoli della città, anche se era delocalizzato. In tal senso a livello nazionale si dovrebbe fare. Ad Aprilia mi pare che c'era la volontà di lanciare un'iniziativa di questo genere, ma mi pare che poi in qualche modo si è fermato. Sicuramente per quello che compete noi di comune accordo per quanto riguarda il provinciale, il presidente Pino Fiacco e le autorità locali, noi avremo tutto l'interesse da fare linea guida e di portare avanti questo principio, nel far rivivere la città e il centro commerciale sicuramente naturale nella città. E quale migliore occasione potrà essere l'evento della primavera? A questo punto, cari amici di Teleobiettivo, non possiamo non farvi conoscere anche i pensieri degli esercenti direttamente presso i loro esercizi commerciali in questo periodo, e quindi via la regia con tutta questa serie di interviste. Cari amici di Teleobiettivo, ancora una volta raddoppio l'impegno per informarvi sempre di più attraverso le trasmissioni di Teleobiettivo. Questa nuova trasmissione si chiama Struscia l'esercente, e noi con le telecamere di Teleobiettivo saremo presenti in tutti i negozianti, in tutti gli esercenti della provincia di Latina. E a questo riguardo vi voglio ricordare che chiunque volesse dire la propria attraverso i nostri sistemi televisivi può chiamare questo numero 333 6306 938 e prenotarsi.